ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, siamo arrivati diciamo alla fine di questa rubrica perché vi ho fatto vedere tutti gli attrezzi della ginnastica ritmica, però se voi volete, avete in mente qualche altra cosa che potete farmi fare, tipo approfondire un attrezzo o altro, non esitate a chiedermelo qui sotto nei commenti o anche sotto i video precedenti e io vedrò di accontentarvi. Per adesso quindi questa rubrica finisce qua. Adesso andremo a vedere esercizi da fare, diciamo, alla fune. Io ce l'ho bella rosa, come potete vedere, vabbè. Allora, mettiamo la fune, questa qua, la dividiamo in quattro, come potete vedere. Bella teta, e fate questo movimento. Cercando di andare anche un po' dietro con la schiena. Adesso, stessa cosa la facciamo però stando, diciamo, giù. Per rendere la cosa più interessante, io non mi metto giù direttamente, ma faccio questo movimento, diciamo, circolare della fune, non so come definirlo, andando giù. Cioè, mentre vado giù faccio così. Vabbè, ci siamo capiti. E adesso che siamo giù, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto prima, in piedi, cioè andare indietro con la schiena e poi risalire. E adesso che siamo giù ci possiamo sbizzarrire a fare diverse figure o lapone. Per esempio una è questa, braccio teso. Adesso per rendere la cosa più interessante, io la faccio, farò vedere questo esercizio, però intanto cerco di alzarmi, cioè per rendere la cosa più fluida. Adesso la fune deve essere così, proprio, diciamo, unico, tutta sciolta. Vi farò vedere dei saltelli. Alterniamo, prima facciamo con questa gamba che va avanti e poi con questa. Visto? Adesso faccio l'altra gamba. Adesso, fatto questo esercizio, le alterniamo veramente, cioè prima questa, poi questa, prima questa e poi questa, di continuo. Adesso la fune è divisa a metà e facciamo così. Cioè lo stesso esercizio di prima, che vi ho fatto vedere prima, dove dovevate andare indietro con la schiena, però soltanto che la fune, invece che dividersi in quattro, si divide semplicemente in due, quindi a metà. Bene ragazzi, anche per questo video è tutto. Mi dispiace che questa è l'ultima, diciamo, rubrica, cioè l'ultimo video di questa rubrica, però come vi ho detto all'inizio del video, non esitate a contattarmi, perché se volete altri video me lo potete dire tranquillamente. E quindi, e niente ragazzi. Se questi video vi sono piaciuti, parlo per tutti i video, non dimenticate di mettere un pollice in su. Ciao ragazzi!